Oh, ecco qua, dal nuovo episodio delle reaction della gang. Sto cambiando colore. Il format dove guardiamo i film con le persone che non hanno mai visto quel film. E oggi ci guardiamo Hunger Games. Oh. Yes. Allora, se fai un film post-apocalittico, devi mettere i distretti. Lei praticamente prima non sapeva neanche tenere in mano l'arco e la freccia. Ma ha preso lezioni, tra l'altro da una campionessa olimpica, e non ha preso solo lezioni di arco e freccia, tipo ha fatto di tutto. Io vorrei fare l'attore perché fanno di tutto. Lei ha fatto arrampicata, arti marziali, è diventata tipo un ninja, e tutto gratis, anzi la pagano. Questo è un po' Alice nel Paese delle Meraviglie. Sì. Questi sono i cinegiornali nel periodo del fascismo. Sei fuori. Ehi, che cazzo è? È il nostro perdono. Mi da dire troppe parolacce, sto zitto. A sorteggio. Mi è qui il culetto stretto, eh? Ah! Un drammatico colpo di scena qui al distretto 12. Ma che faccia da culo che c'ha quella lì comunque, eh? Bella faccia tosta. No, poverino questo, lo vedo già male. E poi hanno preso lui. Beh dai, comunque te la godi, gli ultimi giorni. Infatti sono felice. Cibo gratis. Se vuoi degli sponsor, devi fare in modo di piacere alla gente. Comunque c'è una critica al sistema mediatico incredibile. Guarda, lui già fa così. Contento di essere lì. Adesso un cane rosa. Cosa pensi del raccolto di tribù? Non aver paura. Io non ho paura. Oh, lei si è offerta. Vedi che c'è proprio un'iconografia romana dei carri, del Colosseo. Più potenti loro. Questo è esattamente il passaggio della soglia. C'è una soglia che è anche fisica, no? Quindi passerà il primo atto al secondo. Passeranno una porta e gli stanno dicendo giusto le regole del gioco. Questo succederà, questo, quest'altro. D'ora in poi si va a giocare, questo è il secondo atto. Sai mia madre che ha detto che il distretto 12 potrebbe avere un vincitore. Però non stava parlando di me. Questo è il più figo del college. Ma io vi dico già la mia strategia. Mi faccio gli amici e dico, prima che ammazziamo tutti insieme su quello. Ci siete? Il problema è che poi ci sarà sempre più di puttana che tradisce. Simon Seven. Non mi fiderei mai di Simon Seven. Hai capito? Non lo stanno guardando. Grazie per la vostra considerazione. Io non mi sento meravigliosa. Non vedi quanto sei bella? No. Inquietante sta voce bassa così. In questo sguardo. Mi sei già svenuto. Che bel vestito. Vai a vincere. Cioè, se tu vuoi combattere il sistema e li facevi incazzare davanti a tutti, sei morta. Quindi devi un po' giocare con quello che non vuoi fare. Devi dare show, anche se non vuoi dare show. Io non me ne fregherei, io darei già per scontato che muoio. Secondo me lui era sincero. Ma più che altro lui si è assicurato che parlino di loro. Cioè tu hai la persona che ti piace e che devi ammazzare. Però è vero che alla fine giova a lei. Lui ama lei e quindi gliela fanno vivere. Lui ha dato per scontato di crepare. Sono in volo. Manca uno. E inizia laser game. Laser game. Adesso si avvicina un po' troppo. Ascolta, grazie di tutto. Va bene, la spilla era mia. Sì. 10 secondi. Ma dai, poi si è sputato nell'arena. Boh, è finita. Ciao bella. Boom. Pita scappa. Pita scappa subito.
Questi già si ammazzano, guarda. Ma dai, andatevene, cosa vi ammazzate, idioti? Siamo perché sono donne. Beh, l'hai fatto prima. Direi anche che un'alleanza si è formata. Vedi, fanno quello che dicevi tu, Lu. E io l'avrei fatto tra i buoni. Certo. Andata di qua, sicurissimo. Lo spero per te. Magari la sta proteggendo perché la ama sul serio. Pita non cammina molto, non sì, corre molto convinto. Lui Pita non capisce. Sì, andiamo a uccidere Katniss. No, no, anch'io la voglio uccidere, eh. Anch'io la voglio uccidere, sì, sì, sì. No, arrivo. Cioè, comunque salite su un albero con una gamba rotta, praticamente. Capisci? E la nostra sfida più grande a 18 anni è stata la maturità. Oh mio Dio, lo sa. Oh no, mi ha chiesto Hegel. Eccolo. Porca troia, cosa ho visto? Cosa cazzo ho visto? Povera ragazza. Lì ci vuole l'Autan. Comunque rideva, ma quando moriva urlava. Gli avrei fatto un video e gli avrei fatto guardare. Non diventare amico di un altro, non conoscere chi devi uccidere. L'ha fatto esplodere tutte. Che furba. Bambino. La Madonna! E che c'è una forza sovrumana, è Hulk? Chi sei? Ma stai calmo. No. Classico. La bambina non ha fatto una piega, è entrata una freccia nel petto. Alla fine l'unico modo per risultare un eroe in questo gioco è uccidere chi ti vuole uccidere. Ma poi le hanno fatto pure un favore, perché sennò avrebbe dovuto ammazzarla lei la esatto, bambina. Cioè comunque grazie. Non oso, sì. Proprio, non posso verbalizzare questo pensiero, però grazie. Ma è un genio, ma è un talento sprecato. Questo fa veramente i panettoni. Secondo me la stava proteggendo comunque. Guarda questo, cioè io mi immagino... Sta proprio limonando. Uccideremo te. Non penso proprio. Squarcia, la sventrala e mangiati le viscere. Mazza, se l'hai vista brutta però, eh. Game over quasi. Avevi detto che non ci andavi. E dove cazzo pensavi fosse andata, scusa? A fare un giro. Pita, svegliati, ti prego, dammi una mano. Cerca di collaborare in qualche modo. Non posso fare proprio tutto io. Anche le risposte idiote. Cosa fa esattamente? Ha un'arma. Oppure no. Dietro Katniss. No, la segue così. Mira bene. La segue con la mano sullo zaino. Questo lo posso mangiare. Ogni tanto dice: questo lo no, mangio. Pita, no, lascialo lì. Katniss, me lo dai un bacino. Ma si sono creati. Hanno il potere della creazione. Chi c'è lì sopra? Justin Bieber, ecco che sopravvissuto. Hanno vinto? A quanto pare, ma... Il regolamento ha subito una leggera variazione. No! Non è giusto però, non vale. Non vale. A questo punto si ammazza una vicenda e si cade tutti. Adesso cosa fa Pita? Fermi! Fermi! Perché? Un po' così sto pezzo, eh. Cercheremo di dimenticare. È tutto finito, no? Non voglio dimenticare. Pita. Pita, devi dimenticare! Tu non hai capito un cazzo! Adesso devo darmi gli altri due, quattro. Tre in tutto. Li guarderesti volentieri? No, però devo guardarli per forza. No, bello, mi è piaciuto, non è tanto il mio genere, però mi è piaciuto, l'ho trovato anche fatto bene,
Però mi ha spiazzato questo finale, non me la pensavo si concludesse la storia, almeno con la sorella, c'è cioè un abbraccio. O la Katniss è un po' freddona. Sì, è fatto proprio per il secondo. Hanno vinto, no? Perché hanno veramente vinto? Secondo me il sistema è ancora in piedi. Però di per sé è bello. Comunque anche tu, che la prima metà sia tutta incentrata sulla preparazione, su farti intuire come funziona il sistema, ti dà anche il tempo per poter capire tutti i dettagli, no? Perché non è così immediato. C'è un personaggio in cui vi siete identificati? Cato. La critica alla televisione. È fin troppo palese. A tutto il mondo mediatico, in realtà. No, in realtà non nel mondo mediatico. A chi fa della vita uno show, no? Lo facevano i gladiatori, no? Il Colosseo, eccetera. Si fa con Beautiful, con Grande Fratello. Ma il Grande Fratello, secondo me, ormai prendersela con lui è come sparare sulla Croce Rossa. Cioè, l'isola dei famosi, Grande Fratello. Temptation Island. Quanti guardano queste cacate? Tanti. Tanti. Vabbè, ci sono. Sono i boomer e i figli dei boomer. Ah, capito dove vuoi arrivare. Ma secondo me c'è qualcos'altro di attuale che, cioè, ragazzi, è palese come... Ormai la televisione è come la radio. Nel senso, i nostri nonni ascoltavano le partite così, la TV la guarda soltanto mio padre. E adesso ci sono i social che secondo noi sono moderni, ma di fatto comunque hanno nella loro declinazione lo stesso risvolto. No, secondo me no. Non sono solo dei contenitori dove pubblicare dei video e fare appunto intrattenimento, diffusione, eccetera, ma sono proprio dei mezzi di comunicazione. Hanno salvato situazioni nella storia proprio, politica. La primavera araba, le rivoluzioni scoppiate in Egitto, sono state organizzate su Facebook, un gruppo Facebook, e quella rivoluzione gigantesca contro un dittatore, 3.000 persone si sono trovate su Facebook e hanno detto: ok, sai che c'è, domani usciamo e andiamo a riprenderci la piazza. No, ma infatti no, non voglio parlare della comunicazione che in sé, no? No, secondo me i social hanno dato la possibilità anche a singoli individui di entrare in un meccanismo di autopromozione. Quanti individui cercano gli sponsor, l'approvazione del pubblico, e hanno la loro cassa di risonanza personale. Cioè, nel senso, io ho un profilo Instagram, potenzialmente posso essere da Caesar, ok? Mostrarmi e ottenere consensi. L'altro giorno giocavo a LOL, a un certo punto sono finito, stavo streamando e vedo tra i canali consigliati una tipa. Lei, non faccio nome, vabbè, giocava, chiaramente aveva caldissimo, a quanto pare, un toppino, e la live si chiamava Bombe su Warzone. Non lo so, il suo script era, scrivevi un punto esclamativo foto e ti portava la sua ultima foto, dove vedevi questa foto qui, il suo culo, la malizia negli occhi di chi guarda, forse. Però secondo me, per dire, lei sta ottenendo, come dire, si è messa al vestito rosso e ottiene il suo palloncino che cade dal cielo, che sono 470.000 persone che la seguono su Twitch. In fondo questo meccanismo c'è, anzi secondo me è diffuso in maniera capillare ed è alla portata anche di singoli individui. Katniss, per una questione di sopravvivenza, si ritrova a simulare una relazione, a baciare Pita. E qui la domanda è questa: chi siamo quando nessuno ci guarda, no? Secondo me la differenza la fa negli interessi che c'hai. E in questi casi ci sono degli interessi, a mio avviso, malati nel film o nella critica alla televisione, che ti spingono ad essere un qualcosa che non sei, un qualcuno che non sei, perché hai degli interessi dietro, che può essere i soldi, può essere il potere, può essere tante cose. Vabbè, quindi... Classifica. Ah, cazzarola. Ups. Lo metterei sopra social network. Ragazzi, grazie del vostro supporto, grazie di seguire questo format, noi continuiamo, speriamo di darvi notizie presto. A presto, ragazzi.